web design, cosa pensavo che fosse prima di Mind. Per me era una cosa tanto difficile, perché comunque arrivavo da un'esperienza lavorativa prevalentemente di back-end, quindi tutto ciò che non riguarda il design era solo un appiccicare pezzi di codice a caso senza saperne il senso. Adesso invece è una figata, perché riesco finalmente a dar vita a una pagina bianca del browser sapendo quello che sto facendo e facendolo come voglio, soprattutto. Del corso che ho fatto a Mind mi è rimasto molto impresso la semplicità con cui venivano espressi i concetti e il tempo che ci veniva dato per assimilarli e farli nostri. E adesso come essere dalla parte dell'insegnante? È veramente una figata, perché vedere arrivare ragazzi e ragazze che, come me, iniziano questo corso alienati dal mondo magari del front-end development, quindi web design, e dopo 8 mesi li vedo portarmi dei lavori fatti a casa da loro che sono veramente fatti da Dio, è una soddisfazione immensa. Com'è successo che sono diventato insegnante? Non lo so, cioè, del tipo Davis probabilmente deve avermi notato tra la massa, o sono riuscito a farmi notare comunque, e quindi probabilmente ha visto qualcosa che nemmeno io sapevo di avere. Alla fine comunque essere insegnante mi diverto un sacco, quindi... Un aneddoto divertente e ricorrente è che nonostante mi arrivino ragazzi e ragazze che molto spesso non sanno nulla di codice, comunque di scrivere siti web, presentano tutti un'interessante avversione naturale a Internet Explorer. Cosa direi chi si sta approcciando al mondo del web design? Fate il corso, studiate, ricordate che l'80% del lavoro lo fate voi a casa, cercate di metterci passione e non spaventatevi al primo problema, perché il nostro lavoro la maggior parte del tempo è quello di risolvere problemi. Quindi forza ragazzi!